che questo corpo immolato, che questo sangue sacrificato per gli uomini siano alimento per noi, affinché anche noi offriamo il nostro corpo alla sofferenza e al dolore, come Cristo, non per noi stessi, ma per dare segni di giustizia e pace al nostro popolo. Uniamoci allora intimamente nella fede e nella speranza in questo momento di preghiera per Donna Sarita e per noi. Queste sono state le ultime parole della sua omelia, della omelia pronunciata da Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo del 1980. Parole che sono state pronunciate, come ho detto, durante una messa celebrata davanti ai malati di cancro ricoverati nell'ospedale della Divina Provvidenza. E dopo aver visto le luci, la speranza nella Quaresima del Cardinal Pell, dopo aver visto a nostro modo chiaramente la luce, la speranza nella Quaresima vissuta da Et Illesum, certamente era ebrea e comunque si aprì al cristianesimo senza mai aderirvi, ecco che oggi entriamo nella Quaresima di Oscar Romero, arcivescovo, come ho detto, di San Salvador, ucciso per aver difeso i diritti del suo popolo, ucciso mentre celebrava l'Eucaristia, mentre celebrava la Messa, proprio al termine delle parole che vi ho pronunciato, per essersi messo sempre al fianco dei poveri, degli ultimi e di coloro che subivano ingiustizie, repressioni, violenze da parte delle autorità governative e dei militari del suo paese. Oscar Romero oggi è San Oscar Romero, poiché è stato prima beatificato e poi canonizzato da Papa Francesco. Certamente la sua azione va contestualizzata nel suo tempo e va contestualizzata nel suo paese con i problemi politici che vi erano in quel tempo. Noi non entreremo nei problemi politici o nei problemi economici che il vescovo ha dovuto vivere e in cui ha dovuto anche guidare il suo popolo. Ma appunto vedremo come sia possibile, da contesti di violenza, far emergere la luce della giustizia, far emergere la luce della riconciliazione, difendere gli ultimi e i deboli, che sono appunto la luce a cui Gesù ci invita, che sono la luce che noi dobbiamo sempre, in qualsiasi paese, in qualsiasi contesto, in qualsiasi tempo, dobbiamo sempre produrre per illuminare la storia, per illuminare e farci comprendere quando noi violiamo i diritti degli altri. E queste parole sono appunto le parole di un vescovo, di un pastore, il quale sa che il senso di tutta la sua vita, il senso di tutto il suo ministero è quello di immolare la propria vita, il proprio corpo, per gli ultimi, per le persone che subivano violenze e ingiustizie, così come Gesù ha fatto. Come Cristo, noi dobbiamo offrire il nostro corpo alla sofferenza, diceva Monsignor Romero, alla sofferenza e al dolore, non per noi stessi, ma per dare segni di giustizia e pace al nostro popolo. E quel popolo viveva in tutt'altra situazione di pace e di giustizia. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.